Le prime due scuole a tornare in centro storico sono scuole private, ma è comunque un segnale importante per la città, come dice il sindaco Biondi. A settembre la prima campanella per gli studenti delle Micarelli della Dottrina Cristiana avrà un sapore di normalità, il ritorno in centro storico. Un passaggio fatto per gradi, dice Biondi, ma è importante comunque cominciare a portare gente. Lo sta facendo il comune con investimenti sulle scuole, il comune che lavora ogni giorno per riportare uffici e banche in centro, come chiesto tra l'altro dai commercianti. Tra l'altro, il ritorno alla normalità per le Micarelli e la Dottrina Cristiana significherà liberare anche i MUSP che li avevano ospitati nel doposisma. MUSP che torneranno a disposizione del comune per le direzioni didattiche a seconda delle loro esigenze, ma si stanno studiando anche soluzioni per valutare l'adattabilità a scuole superiori. Ci sono stati nei giorni scorsi degli incontri e dei sopralluoghi tra funzionari della provincia e funzionari del comune. La questione del liceo classico, infatti, ha ricordato anche Biondi, è la più problematica ed è ancora aperta. Siamo quindi disposti a collaborare con la provincia, ha detto. Delle scuole pronte a tornare in centro, l'Istituto Santa Maria degli Angeli, meglio conosciuto come Scuola delle Micarelli, si trova in via Barbara Micarelli, nella zona di Santa Maria di Farfa, ed avrà una nuova viabilità, perché a settembre lì a via Fortebraccio ci saranno i lavori per i sottoservizi. Dunque, l'assessore alla mobilità Carla Mannetti, con i tecnici, ha studiato una viabilità alternativa ad hoc intorno a Santa Maria di Farfa, con i vigili urbani che presidieranno negli orari di ingresso e uscita da scuola. Per la Dottrina Cristiana a Porta Leone, invece, non dovrebbero esserci problemi, essendo l'istituto dotato di un parcheggio interno.